Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata con mele, marmellata e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono: per la frolla, farina di tipo 00, burro, zucchero, uova e tuorlo, vanillina, lievito per dolci e sale. Per il ripieno, mele sbucciate e tagliate a dadini, confettura di albicocche, granella di mandorle, zucchero a velo, biscotti secchi tritati, latte per spennellare e lamelle di mandorle per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando per prima la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero semolato e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. La farina, il lievito, le uova e il tuorlo, la vanillina e il sale. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Nel frattempo mettere nella ciotola con le mele tagliate a dadini la marmellata. Noi abbiamo utilizzato una confettura di albicocche. Lo zucchero a velo. E la granella di mandorle. Ed amalgamare bene. Preso la frolla dal frigo, adesso la divideremo in due parti. Questa parte la stenderemo tra due fogli di carta da forno con il mattarello. Posizioniamola su una teglia per crostate del diametro di 26 cm rivestita con carta da forno. Bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Sul fondo mettiamo i biscotti tritati. Mettere il ripieno di mele marmellata e mandorle. Livelliamo bene. Stendiamo adesso il resto della frolla sempre tra due fogli di carta da forno. Posizioniamola sulla superficie della crostata e chiudiamo bene i bordi. Spennellare con il latte tutta la superficie della crostata. Spolverizzare con le mandorle a lamelle. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 45 minuti circa. La crostata è cotta,
Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Crostata con mele, marmellata e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!